L'evoluzione del personaggio di Falco è tra le migliori di tutto Cobra Kai e in questo video vogliamo analizzarla insieme a voi. Prima di continuare però vi ricordiamo come sempre di supportarci iscrivendovi al canale e attivando le notifiche. Nel corso delle sue 3 stagioni iniziali, Cobra Kai riserva ad ogni personaggio il proprio arco di trasformazione. Tra tutti i giovani adepti dell'arte del karate, è il personaggio di Falco a intraprendere il mutamento più grande, cambiando completamente e intraprendendo un percorso di crescita e comprensione tanto utile all'interno del ring quanto al di fuori. La metamorfosi di Falco, interpretato da Jacob Bertrand, avviene in maniera vistosa non solamente per ciò che concerne l'esteriorità del personaggio, ma per le varie fasi che il ragazzo si ritrova ad affrontare. Certamente il cambio di look e il nuovo soprannome contribuiscono enormemente all'idea che bisogna farsi della versione dura e impavida di Eli Moskovich. La sua storia, esattamente come quella di Miguel Diaz e del suo amico Demetri, ma ancor prima, proprio come per Daniel LaRusso nel 1984, va aprendosi con la necessità di difendersi dai bulli che lo tormentano a causa del suo labbro leporino. In principio, Eli viene mostrato vulnerabile, incapace a rimanere indifferente alle aggressioni fisiche, ma soprattutto verbali, che è costretto a subire ogni giorno, e il soprannome legato al suo labbro a fargli più male. Centrale nella sua evoluzione iniziale è l'atteggiamento indelicato e arrogante del suo nuovo maestro, un Johnny Lawrence insensibile ai sentimenti. Alle lacrime che il giovane versa uscendo dal dojo di Lawrence, dopo essere stato verbalmente aggredito dal sensei, prendono posto una cresta e un tatuaggio grande tutta la schiena. Un mutamento iniziale della sfera fisica e sociale che andrà indirizzandosi verso una distorsione dei valori reali della vita e del karate, fino a diventare egli stesso uno di quei bulli che lo avevano tormentato. Falco è, infatti, il prodotto della paura, dei cattivi suggerimenti, della convinzione che non bisogna mai mostrarsi deboli. Un atteggiarsi è più forte perché in verità si ha la consapevolezza di essere incredibilmente fragili e respingere quel sentimento è la prima cosa che un Cobra Kai deve fare. Col tempo, Falco scende ancora di più nell'oscurità della propria frustrazione, fino a tradire il sensei e ad escluderlo dalla guida del dojo, diventando il principale sostenitore di John Kreese. Falco arriva alla 3ª stagione sul piede di guerra, rimasto però solo senza Demetri e Miguel. È in solitaria che il ragazzo affronta il suo terzo atto, che lo porterà al completamento del percorso del personaggio. Una strada che sicuramente continuerà ad evolversi anche nella 4ª stagione di Cobra Kai, ma che alla conclusione della 3ª parte manifesta l'equilibrio tra la vera personalità di Eli e ciò in cui si tramuta quando combatte con impeto. Dopo essere tornato al fianco di Miguel e Demetri, Falco ha adesso la sicurezza di chi sa difendersi dai colpi che vengono inflitti e la sensibilità per non ferire a sua volta. Eli è il personaggio che cambia più di qualsiasi altro all'interno di Cobra Kai, grazie a una scrittura accurata che gli permette di assumere diverse prospettive e decifrare quali tra queste sia il miglior comportamento da adottare. Ora la parola aspetta a voi. Vi è piaciuta l'evoluzione di Falco in Cobra Kai? Ditecelo nei commenti.